Dottor Neri, le percentuali di sfruttamento di questo porto sono esigue, sono grandi, forse sottovalutiamo le potenzialità del porto livornese. Che la progressiva attuazione del piano di zonizzazione approvato dall'autorità portuale e del successivo, mi auguro, appresto approvazione del piano regolatore del porto contribuirà senz'altro ad un'implementazione nell'utilizzo delle aree, degli spazi, con ricadute anche occupazionali consistenti. Secondo lei quali sono i passi concreti e magari anche veloci da fare per far riprendere l'attività? Passi concreti ormai si sprecano, voglio dire, sono stati già individuati in varie volte sulla stampa, eccetera. La cosa più importante è, stante le dimensioni delle navi che progressivamente ormai e inarrestabilmente si stanno incrementando, è procedere senza indugi al dragaggio della zona portuale dall'ingresso della bocca sud fino alla Darsena toscana. E questo consentirebbe di poter non solo mantenere molti traffici attuali, ma anche di incrementarli. Le ripeto, in aggiunta a questo, una migliore utilizzazione degli spazi in attuazione dei piani già approvati dall'autorità portuale. Lei è un imprenditore livornese con una tradizione di imprenditori alle spalle, originario di questa città. È ottimista per il futuro? Guai non esserlo, guai non esserlo. Ottimista lo sono, ottimista con prudenza. Credo che Livorno ha tutte le chance per poter riacquistare quel ruolo che gli dava una posizione di primeggiare nel Mediterraneo che aveva alcuni decenni orsono, anche se non potrà ritornare ad essere uno dei primi porti nel Mediterraneo, comunque Livorno ha tutte le chance per poter essere uno scalo di importanza non solo regionale, ma nazionale ed internazionale.